Quando si parla di dolore, soprattutto di dolore cronico, chi può descrivere realmente quello che si prova sono i pazienti. Abbiamo avuto l'occasione e l'opportunità di addentrarci in questo dolore, in questa sofferenza, con Gianluca Palazzi, che è un paziente che purtroppo ha dovuto affrontare nella sua vita una paralisi e che ogni giorno lotta contro questa sofferenza. Lo abbiamo intervistato durante la presentazione di un manifesto sul dolore che è stato redatto dalla SIARTI, dal gruppo culturale Dolore della SIARTI e sottoscritto da varie società scientifiche e associazioni di pazienti. Gianluca, oggi hai raccontato qui, durante la presentazione di questo manifesto contro ogni sofferenza, la tua sofferenza e la tua storia. Cosa è successo? Da quando è che appunto hai questi grossi problemi di dolore cronico? Sì, tutto è iniziato 5 anni fa con un intervento che purtroppo non è andato bene alla colonna e ho una paraparesi alle gambe, ma il fatto che è stato più invalidante, che mi ha reso veramente disabile, il dolore cronico. Soffro di dolori da 5 anni, continui, non smettono mai, diminuiscono con i farmaci e con un neurostimolatore che mi hanno impiantato, ma che comunque non mi rende una persona normale, purtroppo. Ascolta, questi dolori sono iniziati subito, cioè c'è stato subito questo, diciamo, trauma, oltre al trauma di doversi trovare su una sedia a rotelle. Sì, i dolori sono cominciati subito, cioè, diciamo, finito l'effetto della morfina che ti mettono dopo l'intervento, questi dolori sono iniziati subito. E all'inizio dicevano che era normale, che era. E quindi ci ho messo anche un po' poi, no? Per capire che in realtà erano dei dolori che ormai mi riporto, spero non a vita, ma perlomeno fino adesso per 5 anni mi sono portati. Tra l'altro, tu sei anche, tra virgolette, del mestiere, nel senso che hai Sì. fatto per tanti anni in infermiere, quindi hai lavorato anche presso realtà Assolutamente sì, ospedaliere. assolutamente sì. Dopo sicuramente insomma, il nervosismo e la rabbia iniziale, perché è ovvio, siamo umani e ci sarà stata. Assolutamente. Cosa possiamo consigliare anche ai medici, visto che oggi sono riuniti medici, associazioni di pazienti, istituzioni? Cosa sono le carenze maggiori Allora, io che... le criticità maggiori che ho trovato e che trovo tutt'oggi, diciamo, sono tre principali. Allora, quello di trovare un centro all'inizio veramente specializzato nell'avere dolore che ti segua, no? E quindi ho trovato un po' di difficoltà. La reperibilità dei farmaci, che molto spesso non si trovano. Le farmacie dicono che hanno finito le scorte, che non vengono consegnati e quindi io sono costretto a girare per Roma finché non trovo la farmacia col dosaggio giusto o perlomeno con dosaggio che io mi raddoppio o meno. E poi la continuità nelle visite, cioè le visite vengono fatte, magari appuntamento tornando dopo 3 mesi perché magari i medici sono pochi e quindi anche questo è un problema, no? Per carità, io se chiamo il centro dove sono ancora, mi rispondono, però quello che per me è importante, perlomeno in una situazione mia di dolore cronico, è anche proprio avere un rapporto visivo con il medico, no? Perché comunque io ho messo la mia vita in mano ed è il medico che la sta rendendo il più possibile normale. Tu sei comunque una persona solare, l'abbiamo visto già insomma, entrando e chiedendoti appunto Grazie. di fare questa intervista. Un consiglio che puoi dare alle persone che si trovano di colpo nella tua situazione, qual è? Sicuramente non lasciarsi andare. La vita comunque ci mette degli ostacoli, belli o brutti che siano, mettere sempre la determinazione. Cioè, sicuramente si cade in basso, ma avere sempre la forza di rialzarci, per noi stessi e soprattutto per le persone che ci sono vicino.